sicuramente diversa dalla vostra. Ho fatto la scuola materna e la scuola elementare fino alla terza nel vecchio edificio di Colonia. Poi ho avuto un problema in quarta, in quanto allora, a differenza di adesso, non c'erano i servizi pubblici. E mio fratello, 4 anni minore di me, faceva l'ultimo anno di scuola materna e siccome hanno chiuso la scuola vecchia dove c'era sia le elementari che le medie, è andato a Varone. Quindi io da Colonia la mattina prendevo mio fratellino per mano, lo accompagnavo alla scuola materna, poi andavo alla scuola elementare, questo nella quarta appunto, e alle 4 lo aspettavo, usciva lui dalla scuola materna, ritornavamo bene a casa. Poi lui, l'anno dopo, ho fatto la prima elementare, siamo andati nel nuovo edificio che hanno fatto a Colonia, lì a Colonia, lui in prima, io in quinta, e poi sono andato alle medie ai Padri Garbiti di Varone. È un paio di chilometri, però belli ripidi, perché da Colonia andare giù a Varone, andare giù la mattina si faceva male, ritornare il pomeriggio era un pochino più impegnativo. Le scuole era Brusino, all'asilo era Vigo. Traumatico, perché c'erano le scuole che lo gestivano e erano, a parere mio, cattive, diciamo, severe cattive. Invece è finito l'asilo, le scuole fino alla quinta erano a Brusino, anche lì, prima elementare, sembrava di andare era traumatiche anche lì, perché proprio quelli sono rimasto fino alla quinta. Finita la quinta, le medie erano qua a Cavedine, adesso sono qua a Cavedine. Un maestro per le prime tre e un altro maestro per la quarta e la quinta. Cioè con due maestri facevano tutto. C'è il parroco. Parroco, severo, bisognava frequentare parecchio anche la chiesa. Se ti davano le sbelle. Sì, anche bastonate, no? Le sbelle. Con, non so se c'è qua, c'era il metro, una stecca di un legno, che era il metro, ogni tanto, sulle mani, ma il metro ogni tanto arrivava, diciamo, non da romperlo, però dopo forse è colpa nostra perché avevamo non disciplinati, un po' diciamo, venivamo un po' chiusi, diciamo, perché non era come adesso che la televisione non sapeva neanche dove era. Non c'era. Dopo c'era magari da aiutare prima di andare a scuola, nella stalla o primavera, quando c'era qualcosa dei campi, poi dopo si andava anche a scuola. Ecco, io sono andata all'asilo, sia all'asilo che all'elementare, fino alla quinta. La prima e la seconda con una maestra, la seconda e la terza con un'altra, la quinta con un maestro. Ecco, il metro l'ho visto in quinta. Usato in quel modo lì, sì. Eravamo una classe abbastanza vivace. Oddio, gli iscritti erano 18. A che ora iniziavate la scuola? Alle 8. Alle 8. Alle 8, dal 12 dopo il pomeriggio, due pomeriggi a settimana noi eravamo. Non c'era la mensa, perciò andavamo a casa e sì, ritornavamo su una a piedi. Ah. Non c'era il pomeriggio. Ma quante materie c'erano? Allora avevamo l'italiano, la matematica, la storia, la geografia, avevamo il sussidiario noi. Usavate i quadretti? Certo, i quadretti. In terza usavamo le righe fine fine come ho visto l'Aurora adesso. E prima e seconda avevamo le righe un po' più grosse, però facevamo proprio le lettere. Si cominciava con le spaghette. Con le stanghette, esatto, le lettere e poi le stanghette. Oddio, io ero vicina alla mia scuola, sai. Cioè, una volta le scuole erano, ogni paese c'era la scuola. C'era la scuola, perché appunto non c'erano i mezzi e tutti non avevano la possibilità di andare
Allora abbiamo fatto, poi le scuole appunto erano grandi, cioè numerosi bambini, perché non c'era la televisione, facevano tanti bambini, allora si andava a scuola e li facevano in ogni paese. Ma che avete iniziato a usare la penna? Quando la terza si cominciava, appena calamaio, la spicciola, la seconda, la terza, e poi dopo che era inchiostro dappertutto, si macera. Quindi va bene la carta sorbente. Carta sorbente che girava. Scrivevate in corsivo? In corsivo, e però prima in stampatello. Prima in stampatello e dopo il corsivo. Ma scrivevate anche il stampatello minuscolo? Anche il stampatello minuscolo. E l'asilo, quando l'ho frequentato io, era il suo all'oratorio qua della chiesa di Cavedine, qua Cavedine. E lì facevano l'asilo e c'era una maestra, amica, e che la chiamavamo la Monachella, e andavamo a fare ricreazione sul cortile della chiesa. E mi ricordo che quando era estate, che avevamo sete, aveva un secchio con un mestolo, un unico bicchiere, e ci dava a tutti da bere così. E lì ci preparava con qualche canzoncina per Natale, ci preparava qualcosa così, canzoncine un po' religiose. Poi io teneva e ci faceva giocare tanto nel cortile lì della chiesa, perché non c'era niente. E poi eravamo dentro in una grande sala e lì c'erano delle sedie, ci sedevamo, ci raccontava su qualcosa, ci faceva canzoncine, ci intratteneva così, diciamo. Non è che facevamo grandi cose, non è che facevamo lavoretti, non facevamo niente. Perché c'erano tanti bambini. Io mi ricordo che abitavo qua all'inizio del paese, dove c'è il lago, la Conad, e andavo su fino alla chiesa insieme con mio fratello a piedi. Andavamo all'asilo a piedi, si andava e si tornava. Poi io ho fatto la prima elementare qua al comune, dove c'è adesso, entrando nella prima destra, dove c'è l'anagrafe. E lì noi avevamo un locale con dentro una stupa, che la bidella veniva ogni mattina a accendere la stupa con legna verde, che c'era sempre fumo, sempre freddo e sempre fumo. Avevamo i banchi. Avevamo una maestra che si chiamava Gina, prima della terza elementare, molto brava, perché noi in seconda elementare avevamo l'esame. E dopo si passava alle classi successive. E dopo c'era, quando ho fatto io le elementari, l'esame anche in quinta, e dopo c'era la sesta, la settima e l'ottava. Non c'erano le medie qua. E qua le scuole l'hanno costruite, queste le scuole medie, che io ho fatto la seconda elementare con le scuole nuove, che adesso sono le medie. E dopo, quando io ho fatto la sesta, qua hanno messo su l'avviamento commerciale come esperimento, e lì potevano frequentare tutti. Cioè chi aveva 11 anni, chi ne aveva 14, chi voleva iscriversi a queste scuole. Siamo partiti con tre classi. E siamo arrivati solo a una classe alla fine del diploma. E dopo, l'anno dopo che ho finito l'avviamento commerciale, hanno messo sulle medie, che ci sono le medie. Ma usavate le ciabatte a quel tempo? No, non avevamo ciabatte. I zoccoli? No, il legno. Il legno. Si andava a... Avevamo pochi libri, avevamo una cartella, c'era chi aveva la cartella di cartone, io l'avevo di cuoio, che mia mamma me l'aveva fatta fare giù di calzolaio, giù a Stravino. E dopo ci durava 5 anni. E dopo facevamo ogni anno la festa degli alberi. E andavamo fin dentro alle Val, e lì dopo ci davano la merenda, ci davano i panini, ci davano qualcosa da bere. E lì ci facevano piantare le piante. Ma la scuola che avevate voi, dove c'è il comune, era più grande o più piccola? Ma no, era un locale. La prima era un locale, dopo le altre classi erano su per l'edificio del comune, lì facevano le scuole. Ah, ok.
era sempre freddo. Nella foto che mi ha dato con lo zio. Ero in prima, e in seconda perché lo zio era in prima, perché abbiamo un anno di differenza. E ci facevano la foto a scuola, come ricordo. Sì, ognuno aveva la sua classe, però quando hanno fatto quella foto, allora se c'erano fratelli per non far spendere di più alla famiglia, lo facevano insieme. C'erano tutte le classi, anche la sesta e la settima, tutte le classi c'erano, 8 classi. E dopo in quinta noi avevamo maestri in genere per arrivare alla quinta, fino alla quarta. Dopo la quinta si arrivava al maestro e qui era severo. E quando c'era qualcuno che non così, perché questo maestro, la prima cosa che faceva quando entrava in classe era chiederci tabelline e verbi. Beh. E chi non le sapeva arrivava al mazzo di chiavi. Aveva il mazzo di chiavi perché era anche sindaco a quell'epoca. C'era il mazzo di chiavi. Voleva dire che questo maestro aveva, era maestro, poi era sindaco e aveva nel portachiavi tante chiavi della scuola, del comune, di così, per questo mazzo. E le tirava così, non colpiva, non ha mai colpito nessuno. Ma se ne era tante. Però se ne era tante, l'era. Era meglio il metro. E dopo quando eravamo in quarta avevamo una maestra, che questa maestra era anziana, questo anche appunto, questa maestra era anziana, e allora è venuto come supplente quasi tutto l'anno il figlio che era appena diplomato maestro. E noi eravamo una classe che non è che eravamo così, no? Disturbavamo, e allora lui non sapeva come tenerci. Lui cosa faceva? Prendeva il libro, ci apriva un brano e diceva: per domani lo scrivete tre volte, lo scrivete cinque. Avevamo scritto tante quaderni di castigo, perché lui aveva questo metodo di darci castigo, no? Per farci tenere buoni. Come religione avevamo il prete del paese, il parroco, e quello aveva un libretto con su delle domande, con delle risposte, quelle le dovevamo imparare a memoria, quando veniva ci richiedeva. Ogni volta andava avanti. Due cose, la prima, se qualcuno si faceva male, cosa che succedeva? Ah, niente. Niente. Stava lì, lo medicavano alla bene meglio e basta, perché non avevano telefoni da comunicare con la famiglia. Era una sola e non c'era niente. Ah. E ci si prendeva un castigo, bisognava stare attenti ad andare a casa a dirlo. Perché altrimenti le prendevamo anche dai genitori. Sì. E che cosa? Sì. Era così, si sì. Non bisognava rispondere. Ma la monachella era gentile o si vedeva? No, era casa, non era così. Ma c'erano i riscaldamenti? No, non c'era. Sì, quando siamo venuti qua, però là c'era anche il bidello che la mattina cominciava faceva giro c'era le stufe, fornelloni enormi a legna, c'era quel riscaldamento con le stufe, sempre un po' del fungo, sempre il fungo, sempre che andava e non andava, fornelle a carbone, no, con la legna. Ma avevate solo un maestro per ogni materia? No, no, avevamo solo un maestro, quello faceva tutte le materie. Ma quante ore durava una giornata di scuola? Ma no, la mattina si faceva la mattina. Però andavamo anche il sabato. Ma anche la sera? No, era il tempo così. Io avevo due ore, due ore, però anche il sabato. Dalle 8 alle 11, dalle 2 alle 4. Sì, certo. La scuola cominciava il 1° ottobre. Lì eravamo più fortunati. Sì. Perché noi sì. Ma per i castighi, se non riuscivate a finire tutta, tipo lo guardavo quando arrivavamo in classe. Dovevamo finirlo. E cosa succedeva dal controllo? Se tipo gli chiedeva 20 pagine. Ah, c'erano come meglio. Ma cosa succedeva se non le. Ce le davano dopo, il giorno dopo. Ma facevate le gite? No, niente gite. C'è la peste degli alberi. No, l'asino con calasino, andavamo all'albero. Tra vino, capelli, vino vivo, si andava dentro al turlone.
Era la passeggiata, era la gita, faceva parte. Era la nostra gita, piedi. Era bellissimo. Ma no, ma quando iniziavano le vacanze estive? Metà giugno. Ah, metà giugno. Come adesso. Come adesso, ma adesso pensiamo. Cominciavano un po' più tardi, invece che in settembre cominciavano con la chiusura della scuola. Questo periodo. Ecco, io ho fatto tutto come loro, solo che l'ho fatto 10 anni prima della signora. E allora io andavo all'asilo dove lei ha fatto la prima, dove c'è l'anagrafa lì dentro, e sempre dalla Michela, anch'io. Era vestita come da Monica, le mancava solo il vestito scuro. Ecco. Per bene l'ha detto lei, e poi ti insegnava delle canzoni, e me ne ricordo una, quando che, perché allora si facevano anche, fra parentesi, processioni nei paesi, con le parrocchie, all'asilo portavano il crocifisso quando c'era l'estate sempre siccitoso. E lei ti ha insegnato una canzone che quando cominciava verso l'estate, si andava fino alla fine di giugno, in giugno tuoni e lampi e nuvolo ci portava fuori verso la Madonna, e ci ha insegnato una canzone in poche parole. Maria Vergine, mandate la pioggia senza granelle in abbondanza. Basta così. Così. La cantavamo 3 volte, dicevamo 3 Ave Marie e poi dentro, e intanto cominciava a piovere, certe volte. Sì, facevano. Allora per le campagne si facevano tante, c'erano delle orazioni, che erano 3 giorni, si andava a Stravino, dopo fino verso il lago di Cavedine, che c'è il capitello, e si girava lì. E fra la messa e la processione fatta al ritorno erano circa 2 ore di preghiere. Ecco, dopo ho fatto tutti 8 anni qui, dove c'è adesso il municipio, e io ho fatto 8 anni, e tre anni dalla maestra e gli altri 5 dal maestro, che era il marito della Teodora, e dal maestro Gianni Berzoli, Leranto Paesano. Ecco, e il maestro era la moglie, era una maestra normale, a dire normale vuol dire. Il maestro era più che normale, perché era bravissimo, e poteva far benissimo, anche insegnare anche alle superiori, però aveva un solo difetto, che se sbagliavi o non eri a posto era uno scopelone in mano. Però per noi, per i più tanti, è stata una fortuna per 5 anni, perché se io prendevo 100 volte a scrivere una frase da ripetere 100 volte e andavo a casa e dovevo scrivere in cucina, ne prendevo altre 100 da mio padre. E allora era meglio 4 scopeloni e lì finiva tutto. Però, in contrasto a questo, era molto bravo, perché lui la domenica veniva a messa cantata in testa al primo banco, con 4 banchi di scolari, e assisteva tutta la messa. Alla dottrina noi andavamo in oratorio, e ci chiedeva così: dimmi l'argomento della predica di questa mattina. A un altro, e se non rispondevi, a volte era pacche anche all'oratorio. Ecco, e quando mancavano 10 minuti in fila, andavamo in chiesa, ci ginocchiavamo in mezzo alla chiesa uno dietro l'altro per la benedizione eucaristica. E la sera a funzione c'era ancora, e quindi a dire queste cose 70 anni dopo sembra quasi impossibile.
E poi dopo l'ho fatto prima, seconda, terza, quarta e quinta, e in quegli anni lì, quando sono arrivata in quinta, al quinto anno, e l'anno dopo quelli che passavano l'esame facevano 3 anni, dicevano le post elementari, una specie di... Sì, che dopo, alcuni anni dopo, sono venute le commerciali, mi sembra. Sì, quando l'ho fatta io il primo anno. Io sono sempre... E dopo bocciavano. Bocciavano dalla prima... C'erano bambini che venivano bocciati anche in prima elementare. Non è che se non sapevano... Io ho fatto tutti gli 8 anni lassù in municipio, lassù erano le scuole. E tanto per dire, noi avevamo il terzo piano che aveva 4 scuole e avevamo 2 gabinetti. Per andare in gabinetto dovevamo scendere un piano, andare all'esterno, c'era un pozzolo molto lungo con tre bagni. Senza acqua naturalmente, anche senza carta igienica. E siccome sotto al primo piano c'era il municipio, il comune, e c'era un chiodo per pulirsi sotto schiena, i maestri prendevano tutte le carte che invece che stropicciarle e buttarle via, le infilavano nel chiodo e noi ne prendevamo una, la piegavamo. E facciamo il servizio toilette. Sì. Dopo non so tante cose. Potrei dirvi una cosa, sembra una barzelletta, che ho avuto, prima della quarta, la terza o forse anche la seconda. Perché noi per andare al gabinetto dovevamo fare così con 2 dita. E allora il maestro sapeva che era per andare, vai. Invece per parlare con la maestra si alzava la mano. Un giorno Carletto alza la mano, era un po' dietro in terzi e quarti posti. Cosa vuoi Carletto? E non bisognava dire la risposta subito. Signora maestra. Allora questo dice, signora maestra. Giorgio ha fatto un tetto. La maestra, davvero? No, dal culo. Il maestro Pedastoli, se noi eravamo bravi il lunedì e il martedì che non facevamo chiasso, era una maniera, in 5 anni penso che ci ha letto tutti i libri del Sagari, dalle 3:30 alle 4, che se andava avanti noi stavamo fermi, e ci leggeva e poi andava avanti 2 giorni dopo, così. E aveva la mania dei fiori, noi avevamo 4 finestroni lassù, e piantava i gerani e noi portavamo su. Che mi ricordo, dico questo perché mi ricordo una cosa, d'inverno l'acqua si ghiacciava perché nelle scuole non c'era, nel bagno non c'era, la fontana sotto si ghiacciava e allora un giorno è venuta la neve e dopo noi facevamo le valanghe con la neve, no? Un pezzetto per sé. Allora, sì. Andate giù 2 o 3, prendete un po' di neve che le mettiamo nei vasi, no? E mi disturbo, vado giù e faccio una valanga così, no? E vado su per tutte le scale, 3 piani, arrivo alla porta, a porta 2 ante e non passo dalla metà. Il maestro mi disse,
Giorgio, da leggere che quell'altra porta va là, e vanno dentro così, e va via il maestro, e mi da verge la finestra, e lui butta da giù, dal terzo piano, e si sente. Studio, il tuo va bene, il tuo lo ciappate striscio da... no? Mi da ricordo per una serie di robe, perché una carica del legnale compagno mi non ha mai ciappato. Tante volte, con la mano, e nella mano aveva un anello e la vela. Perché lei era tutta in faccia alla testa? Era la porta proprio in sinca. Mai tutta a casa in testa. E un castigo da fare. Quella era. E dopo questo, il maestro Pedazzoli suonava il piano e due o tre volte all'anno ci portava a casa sua e ci faceva alcune suonate di pianoforte. A scuola mettevate le vestite uguali? Avevamo anche il mio libro e il mio nero. Io nei primi anni ci scriveva con la penna, come ho fatto vedere adesso. Sì, no? La spicciola. Quelli che la punta è a due punte, sì, e si spuntava e allora si aveva il pennino di ricambio. E il primo anno che ho fatto io c'era i banchi da due, sì, con solo un calamaio di mezzo, no? È la scannellatura per mettere le matite e le penne. Io mi ricordo. E dopo, già al secondo anno, a farsi matti fuori, si vede chi era invece, e c'erano due calamai, uno per ciascuno. Però i banchi non si sapeva di che colore chi era, più macchie, sì, e anche sui quaderni. Sì, ma sì, e io andavo qua, che abitavo qua vicino alla scuola, la maestra mi mandava per farsi l'inchiostro a casa, con l'acqua calda. Mia mamma faceva l'inchiostro con una bottiglia e dopo la portava a scuola e si passava in casa. Ma non la faceva a scuola? No, perché ci voleva l'acqua calda. Quando andavo io per le penne e le matite, che non erano tante, no? C'era un astuccio, lungo così, l'altro così, alto così, con sopra il coperchietto, sì, che si tirava. Con una tacca per metterci l'unghia da dentro. E per i colori l'avevo fatto mia nonna con un pezzo di sacco delle patate, quelli belli, e poi colorito, e poi è fatta una cucitura per ogni, e si aveva dal bianco e tutti i colori, poi si tirava così il nastrino. Che bello! Io sono di Stravino. Elementare elementari del professorino, quindi ho 65 anni, elementari mi sono fatto da punti così, non mi ricordo, dico stravazioni, da 53 a 58, ho fatto la prima fino alla quinta. Allora c'erano due classi, la prima e la seconda, la terza in un'aula e la terza e la quarta nell'altra aula, che era così come da altre parti, insomma, ecco. Poi io sono andato via. Non sono rimasto qua per fare le professionali e quindi sono mancato un po' dal paese. Dagli 11 ai 14 anni ho fatto le professionali a Loreto, a Sant'Ilario, in collegio. Quindi c'era lì dalla famiglia tutto l'anno tranne i Santi, Pasqua, Natale e Pasqua. Era stata abbastanza traumatica la cosa perché insomma. Si è bisogna andare in Corriera, le strade erano così anche, quindi a Trento, per Rovereto, insomma, è stato un bel traffico, insomma, ecco. Le lezioni erano dalle 8 alle 11, dalle 14 alle 16, dal lunedì al mercoledì, giovedì c'era la vacanza, giovedì, e invece si andava il sabato. E sabato pomeriggio, sabato mattina, si facevano le attività manuali. Le lezioni c'era naturalmente il maestro che faceva tutte le materie. Poi c'era il parroco, non il parroco era il prete, ma il parroco non era un solo, era nella caverna, e l'arciprete. L'arciprete, e faceva religione, quindi quella toccava
la faceva soltanto il prete, insomma. Le materie di studio erano parecchie, perché c'era la religione, c'era il comportamento, educazione civica e morale, c'era lettura, scrittura, attività espressive, sulla prima e la seconda, lingua italiana dalla terza in poi, c'era aritmetica e geometria, storia, geografia e scienze dalla terza in poi, poi c'era disegno, recitazione e canto, facevamo del piccolo commediole. E il canto soprattutto, io vedo che oggi purtroppo il libro del cantino non lo conosce più nessuno, il primo che si cantava era il libro del cantino, che è una cosa per me, oltre che importante, anche bella. Non so perché nelle scuole non insegnano più. Oggi insegniamo anche, cioè cantavamo delle altre canzoni, delle altre cose abbastanza impegnative, tipo pensiero, cose del genere, perché così studiava la musica, no? E ci insegnavano la battuta, quindi la solfeggiatura, col rigo, con tutte le note, era impegnativo e anche una cosa che allora non fanno più nelle elementari neanche nelle superiori, però dal punto di vista è una cosa che manca un po' come cultura generale, insomma, ecco. E ci facevano le vaccinazioni, gli avarole, così di avarole, sulla libertà, ce ne erano due o tre, che era, non so se era il vaiolo e chi altro, io non me ne ricordo per cos'erano. Però tre, un pennino le facevano qua sopra, rimaneva una cicatrice bella rotonda per anni. Ecco. Ci dava l'olio di merluzzo qualche volta, una roba tremenda. L'olio di merluzzo, no, fanno qui a Stravino. E poi l'odore, proprio, ce lo portavamo per qualche giorno in giro a casa e dappertutto, perché evidentemente, come hanno detto tutti, l'acqua non c'era, ci lavava poco. Ma perché non secco? Perché ci mancava una vitamina per il mangiare povero che avevamo, e quindi ci aiutava soprattutto da piccoli a crescere, a attivare, diciamo, lo sviluppo del bambino, per crescere. Perché adesso che ci mangia tutto di più, carne, una volta forse ogni 15 giorni, che ricordo io, se no l'altro era sempre polenta, era sempre cose di carne. Latte, lo so, quando adesso patate, ci vorrebbe un olio per smaltire adesso. Lo davano a scuola, questo qua, quando succedeva il maiale, c'era qualcosa di maiale che si mangiare, o le lucane che facevano, però sono buonissime, però non si mangiava carne, era quello che aveva, anche l'olio di vice non è buonissimo. I trimestri erano tre: ottobre, dicembre, gennaio, marzo e aprile, giugno. C'erano le vacanze dei santi, non si faceva qualcosa. Natale e Pasqua, era quello più, diciamo così, più grande, più lunga, ecco. La ricreazione la facevamo tutti fuori, c'era un cortile. Allora, la scuola di Stravino è adesso l'ex canonica, che non è neanche più canonica, perché il parroco, abbiamo una sola, che è a Favigine, è affittata, e fuori aveva un cortile che comunicava con la strada, si faceva lì. Era una ricreazione, come dire, strutturata, perché a gruppi si facevano dei giochi, non è che nessuno faceva quello che voleva. Poteva fare il salto con la corda, si poteva fare il gioco del fazzoletto, si poteva fare quello del, mi ricordo, il trenino, Maria Madorè, quanto belle figlie, Madame Madorè, e qualcosa del genere. E poi si faceva di cose. Ci giocava a nascondino qualche volta. Scappa prendi. Poi il fazzoletto, l'ho detto prima, se non si avete fatto ancora, c'è un mezzo con il fazzoletto, due squadre, una parte dall'altra, e uno deve prendere il fazzoletto senza farsi giocare all'altro, portarlo. Ecco, quello lì. E poi qualche volta, si giocava a nascondino, ma poco. Comunque erano giochi osservati e controllati sempre dal maestro, insomma, ecco. E i quaderni erano tre, mi pare di ricordare, uno di matematica e scienze e matematica a quadretti, piccolo, che poi vi faccio vedere se avete contatto del materiale qua, se volete così vedere per curiosità, e una righe normale, altre righe, una alta e una bassa, che si usava quando si facevano le lettere maiuscole.
però io non ricordo mai di aver fatto stampatello, ma sempre in corsivo, maiuscolo però, in maiuscolo, con quei belli rigori che si facevano. E scusa, qui quaderni lì. Io a caso, se trovo, pure delle pagelle. Il numero 2, sì, sì, esatto, la numero 5 le righe parallele e quelle scacchetti. Esatto. In prima sicuramente, quasi tutto l'anno, si facevano aste, cosiddette aste con la matita, non so se sapete cosa vuol dire. Ecco, una riga o in piedi o inclinata con le matite. E la cosa era imparare a impugnare la matita. Perché adesso non so, perché uno la impugna così, uno la impugna qua dentro, uno la impugna così. Bisognava tutti impugnare alla stessa maniera, con le dita, non c'era verso, e solo con la mano destra. La mano sinistra era la mano cattiva, non si poteva usare. E le mancini? Non ce n'erano mancini, dovevano diventare tutti destri per forza. No. Quindi solo con la destra, e per dirci che la sinistra non si poteva usare, dicevano che la sinistra era la mano cattiva. Io ricordo questo, insomma, ecco. E per cui si doveva usare sempre e solo questa. Il sabato pomeriggio si facevano questi lavori, e il lavoro che si faceva cos'era? Un contraforo, sicuramente qualcuno di voi l'avrà usato, si prendeva il compensato, si colava sopra disegni già fatti con la carta, oppure il maestro disegnava qualcosa, si traforava, poi si facevano statuette, delle cose belle, insomma, ecco. Quindi c'era un laboratorio, questo lo facevano quasi sempre i maschi. Le bambine facevano la tutorial, insomma, ecco. Le bambine avevano la divisa sempre il grembiule nero con letto bianco, i maschi invece erano vestiti civili, insomma, normali, insomma, ecco, ricordo queste cose. Per lavoro poi, oltre che i giganti contraforo, si facevano sulla carta gli aeroplani, che ce n'erano di vari tipi, perché c'era quello senza motore, con motore, con motore così, era un bel lavoro a fare. Poi gli origami non so se arrivate a farli, non ricordo tanto, comunque aeroplani e altre figure, ecco. Poi diverse volte quando era il tempo, da marzo, aprile, maggio in poi, si facevano le uscite pomeridiane. Il maestro aveva la passione per le farfalle, quindi era unito ognuno di noi con un retino, bastoncino alto così, con un retino come quelli che usano i pesci, avete presente? Sì, sì. Era molto più leggero. Si andava, si prendeva la farfalla, poi la farfalla si portava in una scatoletta in aula e il maestro pensava a abbassonarla. Poi facevamo i quadretti col vetro, con sulla farfalla, ma non finiva qua. Si studiava la farfalla, il nome, cognome, il latino, il dialetto, l'italiano, e che farfalla era e le caratteristiche della farfalla. Mi ricordo alcuni nomi diversi, poi ho un quadretto, se volete ve lo faccio vedere, con i nomi. E guardate che qua no, parliamo dell'anno 56, quindi sono un po' vecchiotte, sono un po' esatte per dire, no? E poi l'autunno si raccoglievano naturalmente le foglie colorate, si facevano anche lì delle raccolte con le composizioni, pure si conservavano nelle pagine o sulle belle cose. Si osservavano, si spiegava le miniature, tutto il. La foglia cosa serve, cos'è quella foglia lì, che pianta è, quindi si imparava anche il nome delle piante. E poi un altro lavoro che mi è rimasto impresso, che era bel lavoro, si facevano i maestrami, che erano il grano turco. Il grano turco ha quella pianta molto alta, bella grossa, una buccia esterna, scorza di alè, molto rigida, e con che lì si tagliavano con un temperino. Si facevano le figure di Natale, ma poi anche figure dell'arco, l'asinello, l'arco, la farfalla, tutte proprio fatte in maniera, si tagliavano perché all'interno sono come il polistirolo espanso, no? Quindi si prestavano questi lavori e si facevano tutti gli animali possibili, sono esposti naturalmente sempre in aula. E col teperino, allora, metà lì, non so, voi in tasca avevamo sempre il teperino, ne ho trovato un anno fa, teperino così, ma tutti orgogliosi di avere il temperino in tasca. Sempre, ogni tanto ci tagliavamo, perché tagliavano anche, perché poi i nonni ce la affilavano, bene, qua no, i nonni però ce la affilavano, insomma, ecco. E una cosa altra che non esiste più, pochi si ricordano, perché loro non l'ha menzionato,
si andava a tutti i funerali del paese. Tutte le scuole in fila per due, si partecipava a tutti i funerali del paese, anche perché ai funerali del paese usavano a distribuire pane e sale. Quindi potete immaginarvi il pane che era ancora costura, si vendeva sempre polenta perché la farina era poca, quella poca magari più si vendeva per poter vivere. Davano, o era un filone di pane, se no, non diciamo, le ciupette, una pagnotta bella rossa, lo facevano apposta il panificio. Con l'uvetta lo ordinavano, ogni volta con l'uvetta. In processione, ecco. Dietro il funerale, eravamo, si era contenti perché dopo davano questo panino, c'era il fornaio con la gella, con la gella, con la classe in cui si partecipava. Tutte le cose, si andava in fila, ci davano queste cose. Davano come poi era una festa, insomma. Sì, poi c'era sempre la partecipazione, tutti i funerali, sempre fanno così che ricordo io, insomma. E dicevano che questo pane e questo sale, perché lo distribuivano? Quella che so io è che dicevano per farsi perdonare tutte le volte che il contadino, quando andava in giro a piedi, perché tante volte si andava, il più delle volte si andava a piedi, passava sul suolo, sui campi degli altri. Danni non ne facevano, però per farsi perdonare queste cose avevano inventato questa distribuzione di sale e pane, insomma. Che a proposito del sale, bisogna anche chiedere la vostra Sant'Antonio. Sant'Antonio Abate portava tutte le famiglie il sacchetto del sale per benedirlo, era per gli animali fuori della chiesa, che facevano la benedizione con l'acqua santa a tutto il paese per tutte le bestie, perché ogni famiglia aveva una stada, non pochi stalloni come adesso una centinaia, avevano il due, una mucca o due mucche, due buoi il massimo. Ecco, le aule della famiglia erano due e c'erano i banchi, come diceva prima Giovanni, in coppia, si stava in coppia, col calamaio all'inizio in mezzo, poi dalle parti, con la penna, e aveva lo schienale dietro, e si stavano molto vicini. Allora, per le prime, seconde e terze erano più o meno uguali, terza e quarta erano banchi più, un po' più larghi e un po' più alti, perché ragazzi erano cresciuti, insomma, dopo comunque c'è una foto, se volete, faccio vedere che si vedono come erano. Quindi il materiale che io ho portato questo lavoro, fatto col traforo, diciamo, no? È una cosa. Io ho portato questo delle farfalle, se volete vedere. Queste sono così. Vedete? Sono vere, imbalsamate. Sono farfalle imbalsamate. C'è il nome sotto e noi sapevamo i nomi di tutti questi farfalle, anche di più, qua ci sono alcune. E poi ci spiegavano da dove vengono, quanto vivono e tutte queste caratteristiche, insomma, ecco. E c'è stato un periodo che andavamo a raccogliere la falena. Li trovavamo più o meno gennaio, febbraio, sulle piante senza foglie. Li staccavamo e li portavamo in aula. Col caldo, poi vicino alla finestra del sole, uscivano e si vedeva la nastra della farfalla. E quella è una cosa bellissima. Rimanevano lì per qualche giorno sulla pisagine e poi li vedevamo se ne andassero. Queste sono un po' le mie esperienze. Qui ho due quaderni, ecco qui quello che diceva il Giovanni, l'astuccio con la regola. Che si rimetteva dentro. Qui c'è il livello con la regola. Per l'unghia da tirare. Sì, da tirare, no? Qui c'è dentro naturalmente la penna che qua è vecchissima, con i pennini. Ecco, ci sono alcuni pennini per vedere. Ah, che hai anche il compasso. Sì, il compasso che si usava. Allora come libri, come diceva me, non ne ho, perché ne avevo soltanto il maestro. Ho questi quaderni, che sono quaderni molto vecchi, qui si volete vedere come si scriveva. E una cosa anche importante, se volete, comunque, che ha aiutato molto, era i disegni. Per esempio, quando si faceva la storia, si facevano qui le crociate, si faceva il disegno della croce, qui c'erano la geografia, si faceva sempre i disegni, i barbari, i satira, che si facevano il disegno dei guerrieri, qua c'era la scuola, la casa, cioè erano cose molto
completa dal punto di vista come notizie, come complesse. E la scuola di Stravino era stata intitolata a Pagella. Pagella. Ecco qua. La Pagella del terzo mese. Avevi a casa tutte le pagelle delle elementari, però l'ho letto. Questa era la pagella che dava nove trimestri alla fine col voto. Questa invece è una cosa, una dedica che aveva fatto il maestro Genio. E le scuole, le vecchie scuole erano state intitolate a Pedersoli Arrigo, scuola natale di Stravino. Perché? Perché Pedersoli Arrigo era un fratello di mio papà, è morto in guerra, in aereo, era pilota. È stato abbattuto a 24 anni in Sicilia, porto di Mona, stavano bombardando praticamente il porto e stavano picchiando. E la scuola è stata intitolata a lui. Questi sono, sì, qualche quadro, questo qua, come si faceva. E l'Atlante, ecco l'Atlante, se ne va vecchissimo, perché si andava sempre a vedere, è proprio vecchio, perché ci sono quel foto dei popoli. E si andava a vedere quando si facevano, hanno fatto le regioni, tutte le regioni, il Trentino proprio tutte le valli, bisogna conoscere le valli, dove sono, la coltivazione, chi c'era, l'agricoltura, tutto era una cosa veramente, pensarci adesso, molto chiara e molto, come dire, esaustiva di tutte le cose che potevano esserci, insomma. E tra fuori lo conoscete, poi qui c'erano dei giochi che ci sono anche adesso, però sono molto vecchi, insomma, il domino che era fatto di... Mi pare che sia osso, però non so. Beh, il traforo, lo sapete, chi l'ha usato. Sì, ma ci sono anche di là. Sì, l'avete usato sicuramente, perché il traforo è uno strumento bellissimo. Lui ha anche i grandi, quando fanno degli intarsi, dei tagli importanti, insomma, ecco. Grazie. Bene. Scusami, vedi quando ti fa, l'hai visto anche tu, per esempio di Paladine, sì, che è quel castello enorme, quello del fatto del Dio mio figlio, il papà del Valle, Catoni, gli ha fatto tutto il traforo. Mi sembra che aveva fatto un cammino piccolo. Si fanno delle cose eccezionali, con pazienza, e insomma, un po' di usare un po' di abitudine, insomma, di cose. Mi viene in mente una cosa, no, non è, è quasi un insulto a Nino, a Trentino, a Nino d'Italia, però quando che mi ero prima e seconda, era qui dei 14 anni che andavamo fuori di scuola, che era dietro, noi vedevamo già le nostre, e cantavano, dunque... Ci lanciano nel cielo, le guglie tagliate, dicevano, ci lanciano nel cielo, le vecchie sventate, discendono dolci fagioli e patate. E c'era il mondo anche di canto, comunque. Qua sopra, la pagella, ma la allora, religione, comportamento, educazione morale e civile, educazione fisica, ginnastica, lettura, scrittura e altre attività espressive, queste c'erano però le classi più avanti, lingua italiana, aritmetica e geometria, storia, geografia e scienze, disegno, recitazione e canto, attività manuali e pratiche. In più i lavori che si facevano, mi ha dato un voto, un giudizio, adesso io ho studiato. Invece il mio maestro de lavoro ci faceva fare tutti il cubo, il cilindro, il tronco di cono, il cono, a pestelli e a scala, l'era macchina dell'aritmetica e geografia, che io l'ho avuto fino a pochi anni fa, dopo che avevo buttato quelle robe qui. Queste sono le due foto, potete vedere come erano scritti, io non ci sono perché ero andato via, col maestro, e ci vedono i banchi, poi se volete farli vedere. È andato via perché dall'altra parte facevano i vestiti più belli. No, ma da collegio, anche se anche noi dopo, sì.
Io invece sono andata a Pietro Murata a scuola e abito al Monte di Cavedine. È una frazione di Cavedine, però andavo a Pietro Murata all'asilo, poco perché c'erano le suore, era brava, una no. Io, essendo l'ultima di 8 sorelle, mi portavo alle mie sorelle, saltavo dalla bici e andavo a casa. E non mi piaceva. Elementare a Pietro Murata. Erano le classi, io ogni classe avevo il maestro, non c'era la classe prima. Il maestro abbastanza severo, anzi severissimo, perché proprio volava in cepone a gogo. Avevo un amico che ci insegnava il canto, sono il vino d'Italia e il vino trentino, se non giro a memoria, erano anche della testa, che era una meraviglia. E niente, insomma, le solite. Proprio delle medie, non fate cenniga, dirò. Era lontana, avevo più di un chilometro a piedi, andata e ritorno. E cioè, mia sorella più grande del 35 e andava a scuola lì, il 41, erano lì al lago di Cavedine. La maestra scendeva una volta o due a settimana. E andavano lì, dopo l'hanno trasferita a Pietro Murata. E io sono andata lì. Le cose che presso a poco sono, come vi hanno detto, insomma, un po' severi e castighi e avanti. Tedesco. Ma le dà già le medie? Alle medie. Alle medie dobbiamo cominciare con il tedesco. Il dialetto. Era italiano, devo dire. Esatto. Era italiano. Ma siete parlando in dialetto? Sì, italiano. Il mio momento è un momento importante perché parlavamo prima che noi avevamo ogni classe un gran fornello a ule e stizzava, accendeva al fuoco il bidello, la bidella la mattina e poi noi, il maestro continuava o mandava uno di noi, quello più vicino, a mettere in legna. Un giorno la ricreazione la chiamavamo i 10 minuti noi, 10 minuti, campanello. No. E uno è rimasto e il maestro ha detto, qui è ancora un po' di freddo, metti dentro legna, ha detto uno, che durante la ricreazione poi vediamo che è più caldo. E ha messo dentro legna, poi ha preso il termometro che era sulla cattedra, no? Per far vedere che era più caldo, e l'ha messo dentro e sta lì sulla bocchetta di un bel po', e poi la tira fuori e la fa paf! Allora l'ha messo sulla cattedra, e l'è da fuori, l'è venuta in con gli altri. Insomma, è venuto anche il maestro e guarda che siamo a posto e poi va lì e guarda il termometro. Esploso. È spaccato. Chi ha toccato il termometro? Nessuno? Chi ha toccato il termometro? Dovevamo andare a casa alle 11:30, siamo andati a casa l'una. L'inquisizione di 30, eravamo in 32, a chiedere, tu hai visto il tuo compagno e hai visto l'altro, cosa ha fatto? No, tutti no. Lì siamo stati tutti veramente in gamba, c'è stati lì 2 ore piuttosto che dire. A un certo punto quello che è stato, senza dire, signor maestro, sono stato io. Ha cominciato a botte, li ha fatto fare perché dalle parti dei banchi e dietro, dove c'erano le quelle della Tante, le carte geografiche. Le cartine geografiche sempre in classe. Enormi così. Sì. E anche dietro ha fatto fare un giro e mezzo a scopoloni, a botte, quando ha fatto un giro e mezzo, gli ha detto, finalmente, perché sono stupido, gli disse. E allora ha rimesso.
Sì, a contarlo lei, ma dunque... Una faccia così, e che anche i genitori si però maestro, il comportamento normale era quello lì. Se il maestro alzava le mani così, loro te le danno altre. Non è che protestavano perché il maestro faceva delle determinate cose, no? I nostri genitori erano sempre, anzi, non, forse non si interessavano neanche se il loro bambino aveva magari ragione, no? Erano sempre i maestri, sempre, al 100, adesso c'è il 110% per ristrutturare le case, allora c'era il 110 pro maestro. Magari l'aveva spinto per sbaglio. Anche se venivano a saperlo, davano ragione al maestro, perché la colpa era sempre del bambino. Sì, ma allora c'era... Allora anche i bambini dovrebbero avere i diritti. A quel tempo c'era la maestra che era un'autorità, e anche il prete. In paese tu incontravi la maestra, dovevi salutarla e dirle buongiorno signora maestra. Non dirle ciao o darle del come fanno adesso, o anche dare, bisognava dare del niente. E dire, e dire sempre davanti signor maestro, e al sacerdote, all'arciprete, sia lodato Gesù Cristo. E lui rispondeva sempre sia lodato. E voi se ragionate dovrete dire, noi siamo molto fortunati con i nostri maestri. Grazie maestro. Ma no, noi dobbiamo ringraziarli anche noi, perché a casa i nostri genitori erano come i maestri, non ci davano da scrivere 50 volte, ma le davano pacche anche a casa. L'altra è la terza madre. Usiamo delle lettere e un po' di alcol. Tu non usi subito una tira di lettere e si conserva, guarda, intatte, alcuni di questi non si vedono più. Però... Vai a prendere le farfalle? Beh, senza. Ma ce n'era molto più di adesso, quando si usciva la primavera, che un po' di più di fiori, così, ce n'era tantissime farfalle. La lucciola è grande. Adesso un po' fra pesticidi, fra scambio, ce ne sono molto meno. Usava le lettere, che era un tipo di alcol che secca in palzo, praticamente evapora subito. Quindi non è come l'acqua che bagna, non bagna perché come stucca evapora, però come dire, conserva le ali e il corpo della farfalla. Noi dalla quinta in poi si faceva la prima quinta e organizzava sempre ogni anno la gita scolastica col camion, camion scoperto. Noi avevamo il primo camion qui a Cavendine del Ronker, Meneghi, dicevo, e aveva le panche su, scoperto, e abbiamo fatto il giro del pontone, Arco, Nago, Mori, Rovereto, Trento, e l'anno dopo abbiamo fatto il giro del lago di Garda, tutto presto, e a ritornare è venuto brutto tempo, cominciava un temporale, e allora ci siamo fermati, c'era una falegnameria, è andato dentro il maestro dell'autista e si è fatto dare dei pali, di avanzi di pali, e aveva la tela celata, e i più grandi, quelli dell'ultimo anno, 5-6, a tenere su il telo, e in mezzo, che spioveva così, quelli dalle parti a risponde con le mani a tenerle dentro, e siamo venuti a casa così. Che a dirlo adesso, neanch'io quasi ci credo. No, si vede, è l'atto di arrangiarsi, come fai? Il benzinaio come trovate? La benzina. La benzina.
Guarda che allora la benzina non è mica come adesso, prendeva la pistola, la metteva dentro. Quella era panica. La pistola c'era allora, ma per caricarla c'era il uomo che andava indietro avanti con la manetta. Che la prima, praticamente, era la resina. Distributore? Sì, a mano così, dai Rosà. Sul paese a sinistra, che si va verso la chiesa, appena dietro a sinistra lì. Io avevo la Vespa, io del 53, preso la Vespa. Andava lì, metteva dentro, 4 litri. E cambiava perché c'era la benzina e la Vespa è due tempi, va in sella, allora metteva la miscela al 2%, 2%. Veniva la benzina e proprio da questa parte. Ma lo pagavate oppure andavate senza pagare? Sì, si pagava qualcosa, i genitori, per forza non pagavano.